c'è anche un coro anche intonato. E adesso risponde il coro. Vedete, comincia a scaldarsi la platea qua, perché questo, chi vince andrà contro la Juventus, quindi sicuramente. Certo che ha una voce molto forte questa. Tutto pronto. Lellas in maglia verde. In Italia, Lellas. C'è subito il primo tiro del Milan, pallone che si perde di poco sul fondo. Qualche problema di segnale, qua c'è qualcosa. Vai Zeno!
questa è la migliore occasione della partita. Dopo 5 minuti è il Verona che ha questa palla gol. La partita sembra molto avvincente, c'è molto equilibrio fra le due squadre, sono tutte e due forti. Vai gamba! Vai gamba! Si è posto bene il portiere del Milan su un tiro ravvicinato del numero 10 del Verona, sì. Si è visto bene, ma adesso sembra aver preso un po' le misure al Milan, il Verona, quindi c'è questa leggera supremazia secondo me della squadra di Verona, dell'Hellas. Thank you.
partita molto equilibrata, 0-0 dopo 11 minuti, anche se è una partita aperta, tutte e due le squadre stanno dimostrando di poter vincerla questa partita. Quindi quando le partite sono incerte così, imprevedibili, può succedere di tutto. Sicuramente sono due belle squadre, due squadre forti. Quindi chi andrà a giocare contro la Juventus, secondo me anche la Juventus avrà, non avrà vita facile. Il gol del Milan, numero 11. Che il tifo è alle stelle, botta e risposta, prima passa il Milan e poi subito pareggia il Verona. Più bello il gol del Milan o più bello il gol del Verona? Io dico che sono belli tutti e due, perché segnale un po' disturbato, mi scuso con i nostri amici, ma qua c'è il segnale che va e viene e quindi io caricherò la partita, la caricherò giusta, adesso la lascio andare perché mi dispiace bloccarla.
Purtroppo adesso non ho più la... Arriva!
Sopra!
so che andiamo in metà classifica e finia. Oh!
Thank you.
Thank you.
Andiamo subito! Thank you.
Francesca, punta ancora apposta! Soffriamo tutti insieme. I rigori vanno a fare. Anche perché chi che ha preso? Gianluca, oh, te l'hai tirato i rigori, te l'hai tirato i rigori. Tagli sempre, tagli sempre. Allora, se perdeva te paghi da prezzo. No, se no. Sembra te paghi da prezzo. Arrivo, vai, si
Non è un problema.